Ordine, andiamo a vedere le fasi salienti di questa partita. Il Nardò inizia con il 4-2-3-1, il Massafra con il 4-4-2. Subito nei primi minuti un'azione della formazione del Nardò. Al primo minuto Frascolla ci prova con un tiro da fuori che l'esperto Minno blocca sicuro. È un buon avvio del Nardò, il Massafra però presenzia bene ogni spazio. Al dodicesimo Angelo Tondo verticalizza per Turi, esce Danilo Bassi e fa propria la sfera. Arriviamo così al quattordicesimo, c'è una sventola del solito Angelo Tondo, una punizione decentrata potente che termina a fil di palo fuori di pochissimo. Tondo cercava la deviazione vincente sotto porta che non arriva, buona opportunità per il Massafra. Sedicesimo, ancora Massafra con un altro calcio di punizione del solito Tondo che termina sulla barriera. Poi una partita giocata all'insegna dell'equilibrio, si lotta a centrocampo da ambo i lati e grande agonismo. Per vedere un'altra azione degna di nota bisogna attendere il 37esimo, quando Irace verticalizza per Montaldi, sinistro in corsa e l'esperto Minno chiude lo specchio della porta con il pallone che termina in calcio d'angolo. Al 39esimo, due minuti dopo, ancora Nardò, sinistro a giro di Parlasino su calcio di punizione, Minno blocca sicuro, impresa plastica. Andiamo con le immagini nella ripresa, le due squadre si ripresentano con gli stessi schieramenti, Nardò rimane 4-2-3-1, il Massafra di Marangio 4-4-2. Al settimo minuto Tondo su punizione dai 30 metri invece di calciare preferisce l'inserimento di Lopetuso, è uno schema e il centrale di difesa massafrese calcia alto da dentro l'area con il corpo all'indietro. Al nono minuto ancora Massafra, Tondo altra punizione a giro, questa volta fuori misura. Al dodicesimo Carlucci per il Massafra, vede lo specchio della porta e calcia a sorpresa un tiro che termina fuori ma comunque potente. Al tredicesimo, un minuto dopo, Parlasino, che si è visto pochissimo quest'oggi, se ne va sulla sinistra di rito, di testa, non interviene sotto porta, sarebbe stato il gol del vantaggio Granata, partita che resta combattuta e agonisticamente valida. Le squadre in questo momento si allungano su un terreno al limite della praticabilità. Al 21esimo palla buona che capita Uriel Raponi, centrale di difesa del Nardò, che manca il controllo da pochi passi su suggerimento di Irace. Dunque le sostituzioni, mister Marangio fa entrare Piccolo al posto di Turi a far coppia in attacco con Tondo, mentre nel Nardò entrano Colletta, Natale De Benedittis e Longo Passo al 4-3-3 con Colletta, Ruggero e Irace a centrocampo, De Benedittis, Montaldi e Parlasino di punta. E il forcing Granata c'è ma è confuso. Al 42esimo ancora Massafra in avanti con una punizione di Tondo deviata dalla barriera in calcio d'angolo, poi nei minuti di recupero. Al 47esimo il Nardò è pericolosissimo con un cross dalla destra con Zangla che toglie dalla testa di Parlasino il pallone dell'1-0 e un minuto dopo al 48esimo la palla buona capita a Ruggero, la sua è una saetta che colpisce al capo Zangla e l'azione sfuma. Finisce 0-0, il Nardò rimane primo in classifica e per vincere il campionato deve battere domenica prossima al via 20 settembre il Trani, quando ci sarà nuovamente il pubblico delle grandi occasioni. Per il Massafra la strada della salvezza è possibile.